corsi di autodifesa e campagne di sensibilizzazione, tutto questo nel convegno contro la violenza sulle donne che si è tenuto a Sala Consilina nei giorni scorsi. Vediamo il servizio. Un'aula magna delle scuole elementari di via Matteotti a Sala Consilina, gremita di gente, in particolar modo donne, ha assistito ai lavori del convegno dal tema contro la violenza sulle donne, organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Akatair Karate Judo Club, insieme al liceo classico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. Il convegno è stata la conclusione di una lunga campagna di prevenzione contro la violenza sulle donne portata nelle scuole e ha visto anche la partecipazione di Lucio Maurino, pluricampione del mondo di karate ed esperto di metodo globale di autodifesa. L'iniziativa ha visto tenersi anche corsi di autodifesa, il tutto mirato a sensibilizzare sul concetto di difesa personale in un momento quanto mai delicato in cui stupri e atti di bullismo sono purtroppo all'ordine del giorno. Per questo, durante il convegno sono stati anche illustrati, grazie all'ausilio di filmati, i principali metodi di prevenzione da aggressione. Noi abbiamo ascoltato i nostri microfoni proprio Lucio Marino, il dirigente scolastico del liceo classico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, Mario Cancro. Viviamo oggi in una società in cui diciamo all'ordine del giorno sono appunto troviamo stupri, troviamo bullismo e quant'altro, per cui credo che sia arrivato proprio il momento di poter, attraverso i nostri mezzi, attraverso anche l'appoggio della nostra federazione, la Federazione Italiana Lotta Judo Karate e Arti Marziali, la FILCAM, di poter appunto agire soprattutto sulla prevenzione e dopodiché sulla parte operativa. E proprio per portare avanti una campagna di prevenzione, oggi vengono mostrati anche dei video, dei filmati su un corretto approccio, insomma, con le strade e con gli sconosciuti. Sì, come è stato detto anche nel convegno, lo sport è un ambiente sano, per cui regolamentato e supervisionato. Purtroppo la strada non lo è. Per cui molto spesso quando ci si trova da soli ad affrontare delle situazioni è molto importante avere prima di tutto un atteggiamento mentale preparato e se poi si conoscono anche delle tecniche di prevenzione, delle tecniche di arti marziali, il tutto non guasta. Noi realizziamo molto per quanto riguarda l'orientamento e l'orientamento non deve essere solo inteso in senso professionale o in senso di studi, insomma, di scelte di studi. Deve essere inteso anche in senso psicologico. La ragazza deve essere sicura di sé, deve trovare in se stessa la forza e quindi la capacità di potersi gestire in tutto e per tutti, in ogni situazione. Ragion per cui in questa società, che è una società pur avanzata, è vero, succedono spessissimo violenze, danni, soprusi contro le donne. E allora noi come scuola abbiamo pensato e deciso, abbiamo avuto il piacere di poter fare questo corso alle nostre studentesse. È un corso che è durato un mese. Tutte le ragazze hanno potuto usufruire dello stesso. Questo sicuramente le metterà in condizione di essere più capaci di conoscere i propri limiti, conoscere le proprie difese e di sapersi un po', è vero, orientare nel momento in cui la loro incolumità personale è messa in pericolo.